Presso la Casa Resistenza di Fondo Toce a Verbania è stato presentato il libro Meridionali e Resistenza, il contributo del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte 1943-1945. All'incontro sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, Irene Magistrini e Mauro Begozzi, presidente e vicepresidente dell'Associazione Casa della Resistenza. La pubblicazione vuole avviare un percorso di approfondimento sulle vicende individuali e collettive dei tanti italiani che, provenienti dal Sud, parteciparono alla Resistenza in Piemonte dopo l'8 settembre 1943. È una ricerca realizzata dagli studi storici del Piemonte, da tutti gli studi storici coordinati da Torino, promossa, sostenuta dal Consiglio regionale del Piemonte, dal Comitato Resistenza e Costituzione. Tende a sfatare un luogo comune, specialmente a chi tende a ridurre la resistenza come un fatto localistico che si è svolto in alcune zone del nord. Questa ricerca smentisce nei fatti queste affermazioni. È vero che si è svolta per i motivi bellici che dicevo, principalmente al nord, molto nella nostra regione, ma su 50.000 resistenti in Piemonte, 7.000 erano meridionali.